Per ovviare all'impossibilità di incontrare i produttori di Brunello, in quest'anteprima benvenuto Brunello Off, ho pensato di dar voce a chi il vino lo fa, a chi è stato in vigna in questo ultimo anno, per quanto complesso e difficile, attraverso delle piccole interviste, delle pillole che ci aiuteranno a scoprire come hanno vissuto i produttori di Montalcino l'anno della pandemia e come hanno interpretato e come hanno visto e sentito, percepito le annate in degustazione a questo benvenuto Brunello. Siamo qui con Francesca Ciacci, in rappresentanza dell'azienda Tenuta di Sesta, e anche con lei parleremo dell'annata 2016, di cosa ne pensa, di questa annata prestigiosa appena presentata a questo benvenuto Brunello Off, dell'annata 2020, arrivata in cantina da pochi mesi e in fase di evoluzione, e ovviamente di come hanno vissuto in azienda e di come ha vissuto a livello umano quest'anno così difficile, l'anno della pandemia. Vi ringrazio per essere qua, perché è una bella opportunità, insomma, per parlare di vino insieme alla gente, insomma, ancora, perché è una cosa che mi manca ultimamente. E, niente, l'annata 2016 è secondo me un'annata prestigiosa. Tanti l'hanno paragonata al 2015 perché sono due grandissime belle annate. Secondo me la 2016 ha un'eleganza maggiore, la parola che mi viene in mente per caratterizzarla è proprio prestigiosa e si capirà non tanto quest'anno ma col tempo. Secondo me con il tempo sarà sempre più evidente quanto quest'annata è importante e di classe. Allora, la 2020, allora noi la nostra azienda si trova nella parte sud di Montalcino. Quest'anno abbiamo avuto un problema di grandine, quindi cosa che non ci capita quasi mai. Quindi abbiamo avuto meno produzione. La produzione di vino che abbiamo fatto è stata eccellente perché c'è stato tanto, tanto colore, tanta freschezza che onestamente non mi aspettavo e tanta concentrazione. Quindi è andata bene, ecco, nonostante la partenza, il risultato è stato di soddisfazione. La pandemia, siamo tutti stanchi. Siamo tutti stanchi. Onestamente, non mi sento di lamentarmi perché secondo me Montalcino è molto fortunata, cioè il mercato del Brunello va avanti, trainata da queste due annate meravigliose che sono state il 2015 e il 2016. Naturalmente anche per noi siamo un'azienda, diciamo, per Montalcino di medie dimensioni, dobbiamo fare un po' i conti con lo spazio. Per la nuova vendemmia, perché c'è rimasto più vino in cantina, però lo spazio c'è, quindi ecco, vogliamo essere ottimisti, vogliamo ripartire. E naturalmente è mancato il fatto di comunicare queste due grandi annate, ecco. Questo sì, il rapporto con la gente, insomma, ci è mancato molto, ma insomma, siamo ottimisti, siamo ottimisti. Il vino per me è intanto una scoperta, perché anche se sono, diciamo, la terza generazione di produttori nella mia famiglia, non è stato un cammino scontato, quindi per me è una scoperta. E oggi è un piacere è qualcosa che veramente ti puoi godere, cioè non è più bere ma è degustare, è un momento sociale. E è qualcosa proprio che anche appunto durante la pandemia mi ha aiutato perché c'è stato più tempo per bere, per capire quello che produciamo, per assaggiare altri vini e quindi è un piacere della vita. Con questa intervista ho voluto dar voce ai produttori di Montalcino, in un periodo in cui per molti di voi a casa è stato impossibile incontrarli di persona. Spero che il messaggio che è arrivato nelle vostre case, sia passato come un messaggio di grande positività in un periodo nefasto, complicato come quello della pandemia. Questa era Montalcino, questa è Montalcino e questa sarà Montalcino. Queste sono le voci del Brunello.